disponibilità sulla posta pay. Tesoro. Tesoro. E non ho disponibilità sulla posta pay, questo è il mio tesoro, bello, l'amore della mamma che c'è. E non ho disponibilità in quel momento sulla posta pay, sul giardino dei libri, posso ordinare e pagare tranquillamente in contrassegno. Buongiorno, bentornati o benvenuti, se passate di qua per la prima volta. Io sono Anna e questo è il mio canale, Il Tocco di Anna. Giro questo video, sto continuando a girare video, infatti sono ancora uguale a com'ero, uguale a precisa a com'ero nello scorso video, che se tutto è andato bene avete visto giovedì. Ho fatto un ordine sul giardino dei libri perché comunque sto ancora male, ho ancora questo problema di respirazione. Mi sto abbuffando di medicine, proprio sembra che non vuol passare, cioè vi ho già raccontato prima che ero guarita. Mio figlio mi riporta a casa da scuola il raffreddore, mi ribecco qualche cosa, non lo so, se magari non ero ancora completamente guarita, se era il mio punto debole, quindi mi sono beccata qualche altra cosa, se è colpa delle allergie, se il virus, il batterio, la disgrazia che ho avuto, il raffreddore, la sinusite che ho avuto la scorsa volta ha in qualche modo fatto peggiorare la mia rinite vasomotoria, non lo so. Fatto sta che io veramente sto passando delle giornate da incubo. Se sto in piedi, se cammino, se faccio le mie faccende di casa, respiro benissimo, come mi siedo, come anche adesso, mi si chiude il naso e non riesco a respirare. Non vi dico la notte, quindi se non dormiamo bene, se non riusciamo a riposare nemmeno stando quel quarto d'ora, 10 minuti seduti, piano piano il nostro fisico ne risente. Ho fatto un ordine perché io comunque negli ultimi anni avevo recuperato appieno, diciamo così, la mia salute, le mie forze, quindi piano piano, un po' alla volta, avevo smesso di usare tutti i vari accorgimenti che usavo, come la vitamina C, come la vitamina D, come la propoli, l'echinacea, eccetera, tutte cose che comunque aiutano, tutte cose che in qualche modo mi facevano stare bene. Ero completamente guarita, figuratevi, era un anno e mezzo che non prendevo più nemmeno un banalissimo raffreddore, adesso è venuto tutto in una volta. Quindi ho fatto un piccolo ordine, volevo prendere le vitamine, una volta le vitamine, la vitamina C e la vitamina D, la prendevo sul sito, sul sito Natural Trainer, non mi ricordo bene il nome, Personal Trainer, non me lo ricordo perché appunto sono un paio d'anni che non ho più comprato la vitamina C. Poi la cosa che non mi piaceva di questo sito era appunto che la loro vitamina C non la mandavano in un flacone, in un contenitore scuro, ma la mandavano in un contenitore di plastica trasparente. Certo, la mandavano poi chiusa nella scatola, però io dovevo conservarla al buio, e conservare la vitamina C in un contenitore trasparente, anche no, perché la vitamina C è molto termolabile, quindi va protetta dalla luce, va protetta dalla luce del sole, va protetta dalla luce. Io ne compravo una confezione che mi durava 6 mesi perché era conveniente, ma dopo i primi 3-4 mesi sta vitamina C cominciava a cambiare colore, quindi molto probabilmente si ossidava ed era alla fine come assumere acqua fresca. Prendere quella in farmacia è alquanto costoso, perché un mese di vitamina C, quella buona della farmacia, la Cittade, perché quella è la migliore, quella che ti consiglia anche l'otorino, costa sui 17-20 euro, dipende se è scontato oppure no, e dura giusto un mese. Però penso che
poi in futuro mo vedo come mi trovo con questa vitamina C che ho preso adesso, perché non l'ho pagata poco. Ho preso una vitamina C che sia, come si dice, a lento rilascio, perché la vitamina C, se l'assumiamo, una che non è a lento rilascio, andiamo a fare la pipì dopo un po' e la buttiamo fuori come se non l'avessimo assunta. Quindi è sempre buono prendere quella a lento rilascio. E l'ho pagata 20 euro, 60 compresse, però devo vedere com'è. Ora andiamo ad aprire assieme. Ho levato lo scotch proprio per comodità, per sedermi poi qua a girare il video, e poi ho preso la vitamina D. Io anche la vitamina D prendevo sempre su quel sito, che ora mi sfugge il nome, e pensavo di assumerne una giusta quantità. Poi ho fatto le analisi, ai tempi quando assumevo questa vitamina D, per vedere se avevo una buona scorta appunto di vitamina D, e la mia vitamina D, anche assumendo questo, diciamo così, questo più di vitamina, questa vitamina giornaliera, a malapena arrivava al minimo che uno deve avere appunto di vitamina D, di deposito, di scorta di vitamina D. Quindi anche questa alla fine forse era solamente un placebo, quindi l'effetto che ne avevo salutare era placebo. Può essere che anche questa, siccome anche questa qua mi durava sui 6 mesi, può essere che anche questa qua dopo 2-3 mesi, 3-4 mesi non abbia lo stesso. Scegli, mamma, scegli sulla stessa funzione. C'è Alex che quando vede la scatola la vuole a tutti i costi. Vai a dormire, vai da Bixi, vatti solo. E comunque, vedete che mi tiri tutto per terra, come vi stavo dicendo, col filo della ring light, se gli passa mi tira tutto per terra. Quindi ho voluto fare un acquisto di vitamina C e vitamina D sul sito Il Giardino dei Libri. Scusate, io compro molto spesso sul Giardino dei Libri, perché appunto ti permette anche di pagare il contrassegno gratuitamente, anche il contrassegno è gratuito. Quindi se io voglio fare un acquisto di getto e non ho in quel momento disponibilità sulla PostaPay, tesoro, e non ho disponibilità sulla PostaPay, questo è il mio tesoro, vero? Amore della mamma che c'è. E non ho disponibilità in quel momento sulla PostaPay, sul Giardino dei Libri, posso ordinare e pagare tranquillamente in contrassegno. Quindi asportato di terra, non lo so, quindi è una grandissima comodità. Andiamo a spacchettare il nostro pacco. La vitamina C, eccola, è in conservata in vetro, e il vetro è oscuro, quindi perfetto. Non sono pasticche grandissime, sono 60 compresse a 3 strati, una compressa al giorno, per un graduale rilascio di vitamina C. È una vitamina C, quindi come vi ho detto, a lento rilascio. Eccola qua, se ne prende una al giorno, 60 compresse, 60 giorni, quindi ci faccio tranquillamente 2 mesi. E poi vediamo se comprare quella in farmacia o se riacquistare questa, magari è molto valida. Già mi piace come è confezionata, quella lì mi arrivava in una confezione di plastica gigante, cioè questa già mi piace come è confezionata. Poi qua abbiamo la vitamina D3, la vitamina D3, la vitamina del sole. Questa qua è una vitamina D a base vegetale, quindi la possono assumere tranquillamente anche i vegani. Io non l'ho presa perché era a base vegetale, ma mi sono regolata sulle recensioni che c'erano nel sito dei Giardini dei Libri. Volevo prenderne un'altra di vitamina D, ma quella lì era già terminata, e quindi ho ripiegato su di questo. Io non mi faccio problemi se è vitamina D di origine vegetale o di origine animale, non me ne faccio problemi. Questa qui è l'origine vegetale, aveva delle buone recensioni, e anche queste sono 60 tavolette, sono 60 compressine piccole di vitamina D. Se ne prende anche questa qua una al giorno vicino ai pasti, quindi la si può prendere a colazione, a pranzo o a cena, e vediamo se con le vitamine
andiamo un pochino a migliorare il mio stato fisico, che attualmente non è dei migliori. Mi è venuta poi l'idea di comprare sul sito dei Giardini dei Libri, anche perché mi era arrivato un coupon regalo dove, se spendevo sui 37 euro, avrei avuto un omaggio. L'omaggio mi piaceva parecchio, mi servivano le vitamine, era già mia idea comprare le vitamine, quindi ho fatto l'ordine. L'omaggio è questo portalumino in selenite, ha la stessa forma, se la guardate bene, ha la stessa forma delle lampade in selenite, solamente che è un portalumino e lo puoi mettere dovunque, lo puoi mettere sulla scrivania, in camera da letto, in cucina, in soggiorno, anche in bagno, perché no? Io pensavo che era più piccolo, invece andando ad aprire la scatola ho avuto una bella sorpresa, eppure parecchio pesante, secondo me peserà più o meno un chilo, e inoltre ci hanno aggiunto anche il lumino profumato, questo profuma di ciliegia. Questo non doveva esserci, però ce l'hanno messo loro con un ulteriore omaggio, così da... Io ho sempre le touch in casa, le light, come si chiamano, questi piccolini, che metto nel diffusore. Nel diffusore, quello lì appunto, il bruciatore, il bruciessenza, ecco qua. Il lumicino si mette qua, si accende, e questo è molto molto carino. Questo comprato costa 23 euro sempre sul sito dei Giardini dei Libri. Io avevo questa possibilità che con un acquisto di 37 euro, un acquisto minimo di 37 euro, avrei avuto il regalo. Mi piaceva, le vitamine mi servivano. Ecco, se ho detto perché no, prendiamo le vitamine, così dicevo anche il regalo. Non pensavo, ripeto, che era di una grandezza così, pensavo che era più piccolo, però molto molto bello, veramente carino, anche da tenere, non so, in salotto, bello. Poi sicuramente con la luce accesa sarà ancora più carino. E la forma è proprio uguale alle lampade, alla torre di selenite, alle lampade di selenite che ho. È molto carino, mi piace veramente tanto. Va bene anche qua, magari lo metto qua sul comò, non lo so. Comunque mi andava di avere questo omaggio e dovevo prendere le vitamine. E così con una fava ho preso due piccioni e niente, vi aggiornerò sulle vitamine, vi aggiornerò sull'effetto delle vitamine, speriamo che vadano bene. Io ve l'ho detto, quando sono stata male 7-8 anni fa ormai, la prima volta che ho avuto questo problema di respirazione, che stavo veramente malissimo, peggio di come sto ora, ho seguito per alcuni anni una terapia a base sia di acqua di mare, facevo tantissimi giorni durante l'estate, tantissimi giorni al mare, anche 2 mesi di fila, certo non dalla mattina alla sera, ma andandoci almeno quelle 2-3 ore tutti i giorni. Poi prendevo la propoli, l'echinacea, la vitamina C, la vitamina D, come mi aveva consigliato il mio otorino di allora, la vitamina C, la vitamina D, facevo, diciamo così, dei trattamenti basati appunto sul benessere delle vie respiratorie, sul prevenire quelli che potevano essere sinusiti, raffreddori, allergie, perché no, stare al mare fa bene anche per le allergie. Poi piano piano, anno dopo anno, non mi si è più presentato il problema, i raffreddori erano molto rari, erano rari, cioè ve l'ho detto, l'ultima volta che ho avuto il raffreddore risale a 2 anni fa, perché l'ultima volta che sono stata malata è stato nel luglio 2022, che ho avuto un'altra volta il Covid, mal di gola per quei 5 giorni, tampone fatto era Covid. 5 giorni ho fatto la cura del Covid, quella che prevede antibiotico e antinfiammatorio, ma avevo solo mal di gola. Passati 5 giorni, al 7° giorno ho fatto il tampone, era negativo, e da quel momento in poi, era luglio,
luglio 2022, da quel momento in poi non ho avuto più né un mal di gola né un raffreddore, di tanto in tanto mi si presentava l'allergia, ma quelli erano solo starnuti, un naso un pochino intasato, però con l'antistaminico massimo 2 giorni passava tutto. Quindi nel corso del tempo, non avendo più problemi, ho un po' trascurato la prevenzione, quindi ho cominciato a non prendere più la vitamina D, a non prendere più la vitamina C, a non prendere più la propoli, a non fare più tutti i giorni doccia nasale con acqua marina. Poi la doccia nasale con l'acqua marina l'ho sostituita con questi spray di Somar a base appunto di acqua, di sola acqua di mare, che uno spruzzo al giorno e via. Ma ugualmente non è che facevo tutti i giorni, andavo a fare una decina di giorni ogni volta che mi si ripresentava l'allergia. Allora, quando avevo qualche sintomo di allergia, facevo un ciclo di 5-10 giorni di antistaminico, e poi facevo, insieme all'antistaminico, facevo questi lavaggi a livello nasale. Quindi ho un pochino, stando bene, ho un pochino trascurato tutto ciò che può essere la prevenzione, e ora non so, mi si è scatenato tutto, non so da cosa è venuto. Comunque speriamo che passi di nuovo, speriamo di uscire nuovamente gli incendi. Sto guardando Ares perché sta masticando qualcosa, non ho capito bene se si è preso una crocchetta, un pezzo di biscottino perso per casa, o è andato a prendere qualche pezzo di legno, qualche sassolino in giardino, non lo so. Questi, se non li tieni sott'occhio pure a loro, sono peggio dei bambini. Il mio video di oggi finisce qua, io vi saluto, vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!